Sapete qual è la prima domanda che mi fanno sempre quando vado a dire in giro che quantomeno provo a fare il creatore di giochi da tavolo? Non è tanto un "ah, è una bella cosa, complimenti" o "ah, è una passione proprio originale, vorrei saperne di più", ma com'è che ti vengono in mente quelle cose lì? O per riassumere in modo un po' più costruito, cos'è che porta qualcuno a voler creare giochi da tavolo, a voler diventare un autore di giochi da tavolo? Cos'è che ci spinge nel cuore a cercare, bene o male, di realizzare qualcosa da far provare alle persone, che li portino a essere tutti assieme attorno a un tabellone, delle carte, delle scarpe di basalto e altre cose simili, insomma. Sicuramente si tratta di un qualcosa di complesso e sicuramente si tratta di un qualcosa di anche molto personale, ognuno può avere delle inclinazioni proprie. C'è chi ad esempio lo fa per mero spirito di emulazione, mi piace tanto giocare e ho visto talmente tanti giochi che mi è venuto in mente un qualcosa da poter provare, o magari ho visto un gioco e ho pensato posso provare a migliorarlo, posso provare a ispirarmi a quello per realizzare qualche cosa d'altro, o anche solo per spirito empatico verso le altre persone intorno. Voglio realizzare qualcosa che porti gli altri a essere divertiti, a essere felici per un paio d'ore, un qualcosa che mi faccia contento nel far contenti gli altri. Cosa c'è di meglio di una cosa del genere? C'è magari invece chi lo fa perché dice in questo modo ci facciamo i big money, e sono quelli che poi solitamente dicono nessuno ha capito le mie creazioni, quando ho fatto vedere il prototipo mi hanno detto che devo ancora lavorarci sopra, ma come si permettono, non farò mai più un gioco, vado a fare il riparatore di carillon. E forse è bene che vada a fare. In ogni caso, benché in guisa scientifica, continuo a essere lo stesso prolisso e logorroico di sempre. E allora proverò a essere logorroico, ma nel riassumere, cercando quantomeno di farlo, la motivazione unica e vera e più intrinseca che porta noi psicopatici a provare a realizzare dei giochi da tavolo. È per questo che dovrò raccontarvi delle Olimpiadi del Wyoming. Ci troviamo all'incirca nei primi anni 2000, i cellulari non fanno altro che tre cose: telefonare, mandare sms di pochi caratteri, costringendo la gente a stuprare la lingua italiana, e soprattutto mandare simpatici disegni d'abbellimento in verde vomito su verde vomito più scuro, che sembravano non più ultra della tecnologia dell'epoca. In queste epoche buie, io ed un mio amico ci troviamo per caso bloccati lungo una tangenziale che porta verso Benevagienna a causa di un problema all'automobile che perde olio, e quindi non si può far altro che mandare qualcuno a chiamare soccorso, a chiamare quantomeno un carro attrezzi, e lasciare me e l'altro povero uomo a vigilare sullo stato dell'auto, aspettando anche un paio d'ore. Che fare allora dunque? Che fare allora dunque per passare tutto questo dannato tempo? Si studia un qualche metodo? Insomma, siamo in mezzo al nulla, non ci sono altro che campi, 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 un piccolo spiazzo davanti alla casa dove la macchina si è riuscita a fermare con 5-6 metri di asfaltato, con un cono stradale abbandonato al nulla che ci guarda anche lui come dei fessi, e qualche albero che fa cadere le pigne per terra. Ed è così che nascono le Olimpiadi del Wyoming, ovvero una serie di sport che si possono fare e che ovviamente ci inventiamo tradizionalmente fanno e seguono le persone che vivono in questi spazi di aperta campagna dove si deve per forza trovare il modo di divertirsi senza che questo combaci necessariamente con il coma etilico. Dunque ecco realizzate alcune discipline come le bocce con le pigne: si prendono delle pigne
e con una pigna più piccola, un sassetto, si utilizza come boccino e si tira cercando di fare e praticare lo sport delle bocce. Ovvio, le partite devono essere molto più allungate come tempi e quindi si arriva ai 100 punti prima di poter annunciare la vittoria. Altro sport è l'equivalente della pesca. Come funziona? C'è questo cono stradale? Bene, noi abbiamo dei simpatici bastoncini, dei rametti, e dobbiamo cercare dall'alto di far sì che il rametto riesca a entrare prima di quello dell'avversario all'interno del pertugino più alto del cono, e il primo che ci riesce avrà la vittoria. Altra disciplina poi, non provata ma nominata, il nascondino del Wyoming. Siccome non c'è un dannatissimo posto dove potersi nascondere per ettari e ettari di terreno, questi nascondini del Wyoming partono con uno che conta per 20 minuti all'indietro dei numeri, dopodiché si volta e deve trovare queste persone che sono nascoste o sottoterra o negli unici pochi anfratti rimasti. E per uno sport che va avanti anche per giorni e giorni e che solitamente altresì termina con la cattura di uno dei nascosti o con la sua morte per inedia, ma con un certo grado di ammirazione per avere vinto. Altro sport, questo rientrante nella categoria degli sport estremi, il salto nel buio. Come funziona? Gli uomini più intrepidi e più coraggiosi, sì, ancora più coraggiosi di quelli che vanno a fare il nascondino del Wyoming, guardano attentamente il cono sulla strada e corrono lontano da esso per circa una ventina, trentina di metri. Dopodiché partono furiosi con una corsa rubiconda all'indietro e in prossimità del cono saltano all'indietro e si gettano di terra il più possibile vicini al cono. Ovvio, nel caso in cui si prenda il cono. Sì, non so se si venisse direttamente eliminati o se il giocatore stesso, che comunque probabilmente eviterà di partecipare a altre competizioni simili in futuro, o altri sport in futuro, o insomma nel Wyoming è gente dura e pura e che ama praticare queste prove di coraggio proprio anche per motivo di orgoglio verso la stessa comunità. E or dunque, quale vuole essere la morale di tutto ciò? Che anche così, se due persone sono arrivate a studiarsi dei giochi in uno spazio praticamente vuoto, con due cose in croce buttate sul terreno, è perché ciò è insito dentro di loro, perché è un istinto primordiale come il mangiare, bere e l'accoppiarsi come coyotes. Insomma, in breve, perché l'autore di giochi a questa sua passione, a questo suo spirito che lo porta a creare giochi, per questa ragione semplicissima: perché non ne può fare a meno.